Il secondo pareggio adesso complica maledettamente le cose. L'1-1 con la Nuova Zelanda e la vittoria del Paraguay sulla Slovacchia costringono l'Italia a mettere tutto nel primo e ultimo match del gruppo F. Come è accaduto anche nella gara d'esordio, il gol subito è arrivato da palla inattiva. A preoccupare di più è stato però il passo indietro mostrato dagli azzurri dal punto di vista del gioco. Troppo spesso sono stati i tiri dalla distanza l'unica vera soluzione. Poi il rigore trasformato da Iaquinta, rimesso in partita l'Italia. Troppo spesso ha continuato a gettare senza costrutto il pallone in un'area fitta di gigantesco.